Una piccolissima premessa sul perché siamo qui oggi e perché parliamo sempre di questa battaglia di Bitonto. Qui ad Adelfia c'era un arco, una porta urbana, la porta di Carlo di Borbone, che molti di voi conoscono. È stato il primo re, diciamo, dopo i viceregni che si sono succeduti, di un sud indipendente. E questa porta risaliva al 1734. Purtroppo di questa porta c'è rimasta solo la stele, diciamo con l'iscrizione, dove il secondo marchese di Canneto, Domenico Nicolai, dedica appunto la porta e la strada a Carlo di Borbone. E perché la dedicava? La dedicava perché Carlo di Borbone, con armi giuste, aveva finalmente liberato il popolo e le province. Questo arco non c'è più. Purtroppo, dopo 233 anni, con un colpo di mano, alcuni anziani dicono in una notte, fu abbattuto nell'estate del 1967. I motivi rimangono ancora sconosciuti a tutti noi, perché non aveva nessuna utilità né privata né pubblica abbatterlo. Però ci è rimasto fortunatamente diciamo, l'iscrizione, ritrovata nel 2011 dalla parrocchia di Canneto, nel suo magazzino per caso, e quindi il ricordo di questo re, che è stato il re della Reggia di Caserta. E quindi noi abbiamo preso questa occasione, i 280 anni dalla battaglia di Bitonto, che poi si combatteva appunto il destino del Sud Italia, fu deciso molto vicino a noi, per invitare questi illustri ospiti e parlare un po' di noi, perché ricordo, quando parliamo di Sud non è un'entità astratta, il Sud è ognuno di noi. E come è successo per questa manifestazione, come succede per molte manifestazioni, anche se qualcuno non vorrebbe, se il Sud si mette insieme, se Napoli e Bari, invece di darsele per il calcio, iniziano a ragionare tra loro, io credo che non ce ne sia per nessuno. A proprio Gennaro De Crescenzo, a cui vorrei chiedere un attimo di spiegarci bene cosa accadde, come il Sud riacquistò l'indipendenza. E poi di parlarci un po' di com'era il Sud di allora, era quel Sud arretrato di cui da bambini abbiamo sentito tanto parlare, se vai indietro troverai solo povertà, o era altro? Oh, grazie a Beppe, grazie a voi per la prologo e a tutti voi presenti stasera qui ad Adelfia. Noi quando giriamo per il sud, per le nostre città, per la nostra terra, siamo felici per due motivi. Il primo è perché riusciamo in qualche modo a diffondere le nostre tesi, quelle che sono le nostre idee, che spesso non è facile diffondere perché i grandi mezzi di comunicazione sono in mano ad altre culture, ad altri intellettuali, lo sappiamo bene, per cui difficilmente sentirete parlare di certe storie a Rai 1, da Giletti magari, o magari su Mediaset o sui quotidiani nazionali. E quindi siamo contenti perché riusciamo a fare questo lavoro di diffusione di storie e di verità storiche, almeno secondo la nostra idea. E poi siamo contenti perché ancora di più ci ritroviamo. Noi abbiamo perduto tanto dall'unificazione italiana, ma forse la cosa che abbiamo perduto e che più ci costa è uno spirito, come dire, abbiamo sentito prima l'inno di Paisiello, potremmo dire patriottico, che accomunava tutto il sud dell'Italia. Noi eravamo lo stesso popolo, eravamo gli stessi popoli, parlavamo tutto sommato la stessa lingua, cantavamo le stesse canzoni, pregavamo allo stesso modo. Quindi in qualche modo questo spirito di solidarietà napoletana, meridionale, lo abbiamo perduto, diceva prima Beppe. Facevo un riferimento al Bari che speriamo possiamo ritrovare in qualche derby fra qualche settimana, mettiamola così. Insomma, mi pare che il Bari fa i playoff, no? Deve fare. Vabbè, incrociamo le dita. Al di là di questo, che pure potrebbe essere un segnale importante, noi dobbiamo ritrovare uno spirito meridionale comune che avevamo appena 153 anni fa. Bisogna ritrovarlo perché qualsiasi cosa diventerà questa Italia, che resti unita, che diventi una federazione, che diventi una confederazione con tre macroregioni, come si sente dire in giro, al sud, al centro e al nord, ne abbiamo assolutamente bisogno di ritrovare la nostra identità, di ritrovare la solidarietà che ci spingeva ad affratellarci, ci spingeva a far funzionare meglio tutto, non solo la retorica degli inni o magari delle parole importanti o dei simboli che potevano essere i Borbone. Perché, come diceva prima Beppe, era un'altra la storia che abbiamo conosciuto rispetto alla storia ufficiale, è un'altra la storia che abbiamo conosciuto soprattutto negli archivi piuttosto che nelle biblioteche, dove
da piccolo ho avuto la fortuna e la sfortuna di entrare, dove mi sono ricostruito da solo, nonostante quello che mi dicevano a scuola i libri delle elementari, quelli delle superiori, quelli del liceo, quelli dell'università, con un sud che era totalmente diverso, con delle Puglie che erano totalmente diverse da quelle che ci venivano raccontate e devo dire da quelle che ci vengono raccontate oggi, perché anche oggi sui nostri libri di scuola leggiamo la stessa storia di 150 anni fa. È cambiata qualche cosina, ma poco rispetto a quello che si potrebbe invece raccontare. Noi dobbiamo ritrovare una storia fatta di orgoglio, di radici, lo dico spesso ai miei ragazzi, una storia a testa alta. E noi eravamo abituati a camminare qui ad Adelfia, a Montrone, a Canneto, la vecchia Adelfia, a testa alta. Eravamo abituati a camminare a testa alta a Catanzaro, Napoli, in Sicilia e nel resto del sud. Eravamo abituati a stare tra i primi nel mondo. Oggi siamo invece tra gli ultimi del mondo. I dati Istat di qualche ora fa sono veramente drammatici, soprattutto per i nostri giovani. Io insegno a Napoli e quando ho salutato stamattina i miei ragazzi che faranno gli esami di Stato, io faccio un grande bluff, perché gli vado a dire che il diploma è una cosa importante, gli vado a dire che poi magari la laurea è una cosa importante, ma so bene che non è così. So bene che sto formando dei nuovi emigranti, perché gran parte dei ragazzi di Adelfia dovrà partire per trovare un lavoro e potrebbe anche essere il frutto di una crisi passeggera. Potremmo anche sopportarla l'idea di partire, ma questa idea della partenza ci accompagna appena appena da 150 anni. Ce l'hanno detto nel 1870, ce l'hanno detto nel 1902, ce l'hanno detto nel 1950, ce lo ripetono nel 2000 e ancora oggi ai nostri ragazzi, ai nostri alunni, ai nostri figli non sanno dire altro che, insomma, partite. Un ministro di questa Repubblica qualche mese fa disse ai miei ragazzi presenti a un convegno alla Mostra d'Oltremare: ma in fondo la società è cambiata, con 20 euro potete prendere un aereo e andare a trovare il lavoro dappertutto. Potrebbe essere una buona idea, ma lo stesso messaggio, magari cambiano i mezzi ma non cambia l'obiettivo, prima erano le navi, poi sono diventati i treni, adesso sono diventati gli aerei, è lo stesso messaggio che ci raccontano da 150 anni. Dice, ma allora perché sei diventato addirittura neoborbonico? Non è infettivo, ve lo dico insomma per tranquillizzarvi, è un virus che si è diffuso molto negli ultimi anni, ma non è infettivo. Io sono neoborbonico perché 20 anni fa sono andato in archivio e mi sono arrabbiato, ho detto qualcosa non quadra, e quindi se voi dite per disprezzarci che noi siamo borbonici e neoborbonici, noi siamo a dispetto borbonici e neoborbonici, parliamone. Andiamo a ricercare negli archivi che cos'è la storia del Borbone, andiamo a raccontarla e vediamo se vale la pena o no dirsi borbonici. Certo non per riportare un re su un trono, ma per restituire dignità alla nostra gente, partendo da una storia che è stata cancellata appena appena 150 anni fa. Dico appena perché 150 anni in storia sono poca roba. Quindi bisogna ritrovarla questa identità, questa dignità e questo orgoglio, passando per esempio dai dati dell'emigrazione ai quali nessuno mi risponde, però, dei docenti universitari ufficiali, perché c'è un dato banale, spesso la storia è fatta di banalità. Scusate, ma se fino al 1860 da Canneto, Montrone, da Napoli, da Catanzaro e da Palermo non partiva nessuno, nessuno. Non c'è traccia di un solo passaporto rilasciato nelle questure da queste parti, anche negli archivi a Bari o a Napoli. E se invece questi emigranti dal 1870 al 1913 diventano 5 milioni e fino al 2000 diventano 20 milioni, ci dovete spiegare che cosa è successo nel 1870. C'è qualcosa che non quadra. Evidentemente i Borboni non erano perfetti, ma fino a quando questi signori hanno governato anche in questa terra, la gente non sentiva la disperazione così forte da prendere una scatola oppure una cassetta di legno da mettere tutte le proprie cose all'interno della cassetta e partire per la Luna, perché l'America nel 1870 non era l'America con Facebook e i satellitari, era la Luna. Non si sapeva quando si arrivava, se si arrivava e se si sopravviveva. In tanti hanno fatto successo, li sappiamo i cognomi di quelli che hanno fatto successo, non sappiamo i cognomi di quelli che invece sono morti impazziti nei manicomi o di freddo per le strade mentre costruivano le ferrovie. Quindi questa storia va ricostruita con dei dati che sembrano banali ma non lo sono. Noi non partivamo fino a quando c'erano i Borboni, avevamo le nostre fabbriche, avevamo il nostro sviluppo. Una domanda personale: perché il mio quadrisavolo e trisavolo che erano nati prima dell'Unità d'Italia, uno era laureato e l'altro era diplomato, perché il figlio del mio trisavolo, il mio bisnonno, nato negli anni 60 dell'Ottocento, era analfabeta? E poi perché suo figlio, poi via via fino a me che sono un laureando? Cioè, perché c'è stato questo taglio, come il taglio di una generazione? Ma i motivi sono quelli che ha spiegato Pino. In realtà andava cancellata un'identità, andava cancellata una memoria, perché la memoria fa paura. La memoria associata all'amore per la propria terra è una miscela esplosiva. Tutti i popoli che hanno avuto più successo nella storia dell'umanità sono i popoli che conoscono cosa sono.
da dove vengono, che cosa fanno. Quando gli antichi greci andavano a combattere in campo aperto, prima di iniziare le battaglie, i due generali si andavano incontro, spesso a cavallo, si stringevano la mano e si dicevano chi erano. Io sono Tizio e Caio, il figlio di questo, il nipote di quest'altro, di questo popolo, di questa gente. E l'altro faceva la stessa cosa. E poi iniziavano a combattere. Noi abbiamo dimenticato che cosa siamo, chi siamo. Spesso abbiamo addirittura rinnegato quello che siamo e che cosa facciamo. Magari ci vergogniamo di chiamarci Gennaro. Ho fatto un esempio, diciamo, che conosco, non me ne sono mai vergognato, è il nome di nonno. E quindi lo porto ancora con ancora più fierezza, oltre che perché è facilmente identificabile come un cognome friulano, chiaramente, no? Insomma, un nome e un cognome friulano. E lì il messaggio deve essere quello, l'orgoglio e la testa alta. A proposito dell'analfabetismo, mi ricordi una ricerca che sto facendo in queste ore. Da qualche giorno sto lavorando in archivio perché dal 1861 ci dicono che siamo ignoranti e analfabeti. C'è un famoso censimento, che è quello del 1861, secondo il quale tutto il sud, quello borbonico, era vittima, dice sì, avevate le industrie, ok, è vero, i briganti li hanno massacrati, però eravate tutti analfabeti. E questa cosa ce la siamo portata appresso come un timbro, ce la portiamo ancora appresso quando i docenti, i colleghi, qualcuno ce ne sarà, so di cosa sanno, di che cosa sto parlando, i famosi test Invalsi, tutti gli anni puntualmente ci rivelano che il sud è molto più ignorante del nord. Ammesso che sia vero, io mi chiedo più o meno da 10-15 anni a che serve questo test, perché ci dice la stessa cosa da 15 anni ma non si risolve il problema. E come un medico che ci dice, guardate, state molto malati, arrivederci, buona serata, è una cosa che non si riesce a capire. Vabbè, detto questo però, il collegamento analfabeti prima, analfabeti oggi, è un collegamento immediato, lo fanno da 150 anni ed è una forma di razzismo anche questa qui. Io mi sono sempre chiesto quanti funzionari sabaudi avessero avuto la possibilità di andare in tutti i nostri comuni, nel 1861, quando molti comuni non sapevano se erano ancora italiani o delle due Sicilie, con i sindaci che passavano da una parte all'altra, con i briganti massacrati, cioè immaginate questi migliaia di funzionari che bussano alle porte e chiedono scusate, sapete leggere e scrivere? La cosa già mi lasciava un po' perplesso. Dopodiché ho scoperto da qualche mese invece che i dati originali di quel censimento condanna, che ci portiamo addosso da 150 anni, non ci sono più. I dati veri, reali, del censimento, il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio li ha smarriti, quindi i documenti originali non esistono. Tra l'altro erano dati parziali relativi a poche regioni, non tutte le regioni del sud, e da qualche giorno ho scoperto invece un'altra statistica fatta da un signore che certamente non era borbonico, si chiamava Luigi Settembrini, che incaricato di studiare la scuola in epoca borbonica, a 3 mesi dall'unificazione italiana fa una statistica sua per capire la situazione quale fosse, e i dati di rientro di queste tabelle li sto analizzando uno per uno all'archivio di Stato di Napoli e stanno venendo fuori delle cose che non so se devo più arrabbiarmi o più ridere. Ecco a che serve l'archivistica, la ricerca, e ci perdiamo giornate intere, perché in realtà mi sono contato fino a oggi oltre 6.000 scuole in tutto il sud Italia, Napoli esclusa e Sicilia esclusa, una popolazione studentesca pari più o meno per difetto a 250.000 alunni, e anche in questo comune, Montrone, Canneta, c'era una scuola pubblica maschile e una scuola pubblica femminile, oltre a un numero molto vasto di scuole private che con pochissimi soldi consentivano di educare i nostri bambini. Da dove cavolo è venuto fuori quella statistica del 1861? Ce lo stiamo iniziando a chiedere, è uno dei crucci che ci portiamo appresso e delle condanne che ci portiamo appresso ormai, devo dire, da troppi anni, e per fortuna le ricerche sono andate avanti. Allora, ci serve una storia fatta di radici e d'orgoglio. Io mi sono contato in archivio, oltre ai dati relativi alle scuole, anni fa, i dati relativi alle fabbriche. Mi sono contato intorno al 1997-98 circa 5.000 fabbriche operative con più di 24 operai in tutto il sud Italia. Un numero più o meno pari a 1.600.000 addetti all'industria nel sud Italia. Nel nord Italia e nel centro Italia insieme ce n'erano 1.500.000. Pesco Solito è uno studioso italiano di fama nazionale, il quale dice, certo è strano perché se gli operai nel centro nord diventano 5 volte di più in 150 anni e al sud sono rimasti gli stessi, oggi al sud ci sono 1.600.000 operai, dice Pesco Solito, c'è qualcosa che non quadra, lo dico pure io, c'è qualcosa che non quadra nelle scelte politiche di questa nazione che purtroppo ci accompagnano da oltre 150 anni. Insomma, è un percorso da rifare
tutti insieme, che passa per le fabbriche, che passa per le storie del cosiddetto brigantaggio, di cui parleremo dopo con il nostro amico Luigi sicuramente, e che pure ci hanno cancellato dalla memoria, e che pure basterebbe poco per tirare fuori, perché la busta 60 dell'archivio dell'esercito italiano è una busta che parla da sola e che nessuno ha tirato fuori nemmeno per i 150 anni dell'unificazione italiana. In quella busta c'è un ufficiale sabaudo che dice ai suoi uomini: evitate di decapitare i briganti uccisi o negli scontri o feriti negli scontri, perché in realtà tutti sanno che noi questa operazione la facciamo per comodità di trasporto, però all'estero magari potrebbero impressionarsi e pensare che non è una comodità, ma è un atto crudele. Scusate, ma come si può fare un'unificazione che passa per la decapitazione della nostra gente? Decapitazione che tra l'altro nessuno ci ha raccontato per 150 anni. Allora bisogna ritrovarle le storie dei briganti, le storie dei soldati segregati a finestrelle, anche se qualche piccolo professore, è piccolo perché è piccolino, è basso, ma anche per il tipo di carattere che spesso ci ha dimostrato anche nel corso di confronti che abbiamo avuto proprio a Bari, dice il contrario, non facciamo nomi, non è presente, si chiama Alessandro Barbero, anche se questo signore non è d'accordo e dice che in realtà a Fenestrelle i nostri prigionieri erano trattati benissimo. Tutti sappiamo che in realtà c'era anche l'idromassaggio, c'era l'aria condizionata in estate e anche i riscaldamenti in inverno. In realtà la storia inizia a non quadrare, per cui a Fenestrelle sappiamo da anni che forse non saranno morte 40.000 persone, del resto sta cifra delle 40.000 io non l'ho capito da l'hanno preso, perché io non l'ho mai scritto, tu nemmeno, qualche sito l'avrà detto e loro sono convinti che tutti quanti noi diciamo questa cosa. Sono morte comunque diverse centinaia di persone, migliaia di persone lì e altrove, solo perché avevano rifiutato di passare all'esercito italiano, l'esercito sabaudo. Dicevano i prigionieri borbonici, ne passano al nord circa 60.000, 58.000 in 7-8 anni, dicevano uno Dio e uno re. Cioè io ho giurato per quel re, ho giurato su quel Dio e non posso passare all'altro esercito. Disse un prigioniero di quelli portati poi a Fenestrelle: io non sono né italiano né piemontese, io sono napoletano. Si ferma e dice: perché non ci avete lasciato a casa nostra? Perché non ci avete lasciato alla casa nostra? La cosa che avremmo dovuto chiedere, dovremmo chiedere a Barbero, se è vero che ci volevate così bene, ma perché non ci avete lasciato magari anche in prigione, ma a Poggio Reale, possibilmente vicino a casa mia, o a Avellino, insomma, che con un'oretta ci arrivo, e mi avete portato invece su Fenestrelle a migliaia di chilometri da casa mia a morire di nostalgia, come morì un ragazzo di Capua a 23 anni, e così è scritto nel referto medico. Di nostalgia non si muore, eppure è segnato così. Il ragazzo morì prima del Natale del 1864 di nostalgia, che aveva il diritto di portarsi via i nostri ragazzi a morire lì. Abbiamo bisogno di tutti questi tasselli di un mosaico che stiamo ricostruendo, con una parola base, uno slogan netto, forte, che è orgoglio. Io ho letto un po' la storia di Montrone, di Canneto, e anche qui si respira l'orgoglio. Stasera su queste pietre si respira l'orgoglio. Diceva un eroe della rivoluzione francese, quella dall'altra parte però, non la rivoluzione, ma della controrivoluzione: i giacobini la loro patria ce l'hanno in testa, noi invece ce l'abbiamo sotto i piedi. È la terra che calpestiamo tutti i giorni, è la terra che copre i nostri morti, è quella la nostra patria. E poi fu fucilato dai rivoluzionari francesi. È esattamente vero, perché sono queste pietre la nostra patria. Spesso abbiamo sbagliato in tutti questi anni, andrò a raccontarle ai nostri ragazzi queste pietre. Io insegno a Napoli in una scuola da dove vediamo un campanile romanico, la Pietra Santa si chiama, e sui resti di quella che fu l'Accademia di un signore c'è la tomba a due passi, che si chiamava Giovanni Pontano, uno dei più grandi umanisti della storia non solo d'Italia, anche dell'Europa. Eppure i miei ragazzi, affacciandosi a quelle finestre, non sapevano che lì sotto era sepolto Pontano. È colpa nostra, dobbiamo ritrovarla questa storia. Racconto sempre una storia che piace a mia figlia, che stasera non c'è, ed è legata a un personaggio in particolare, che è Cenerentola. Noi abbiamo avuto nella storia della letteratura napoletana meridionale un signore che si chiamava Pino, ha fatto una denuncia molti mesi fa con degli esiti anche importanti, perché l'attuale ministro, non so per quante ore ancora in carica, Giannini, ha recepito questo messaggio, quello dell'eliminazione degli autori di letteratura meridionale dai programmi ministeriali. No, è una piaga terrificante. Ma non solo sono stati eliminati i programmi, ma in realtà bisognerebbe riconsiderare tutti i programmi alla luce di questa nuova storia che sta venendo fuori, che non passa solo per le storie legate ai Borbone, ma passa anche per le storie della nostra storia dell'arte. Mi diceva un amico qualche sera fa a Benevento, sabato scorso, dice: in realtà io ho fatto tutte le elementari e le medie a imparare a memoria tutti gli affluenti, i fiumi minori,
del nord, della Padania. È vero, poi ci ho fatto caso pure io. Anche la geografia è razzista sui nostri libri di scuola. Come se noi non avessimo le montagne, come se non avessimo i fiumi, si impara a memoria, mi ricordo cosa sta la Dora Balte, non sa ci manca rossato, ma comunque, insomma, sappiamo questo dalla nostra geografia, sappiamo dai nostri libri di storia dell'arte quali sono i templi più famosi in tutto il mondo, sappiamo quali sono le chiese, i dumi più, ma non conosciamo magari le chiese di Montrone e di Canneto, non conosciamo questo palazzo, magari la storia che battiamo tutti i giorni sotto i piedi. Questo signore si chiamava Giambattista Basile, non è stato cancellato dai programmi ministeriali, non c'è mai stato nei programmi ministeriali, perché ha scritto tra l'altro le 50 favole più belle della storia della letteratura mondiale. Tutte le favole che conosciamo le ha scritte Basile, le ha scritte nel 1600 e le ha scritte in lingua napoletana. Eppure questo signore non c'è da nessuna parte sui libri di storia. Eppure quando Perrault, il francese, o quando Disney in tempi più recenti hanno inventato Cenerentola, hanno esattamente copiato la versione di Basile, nato a Giugliano vicino Napoli e morto a Giugliano vicino Napoli. Quando Basile immaginava quel palazzo reale bellissimo sul quale tra l'altro quella ragazza poi perderà la sua scarpetta che conosciamo, insomma una storia che credo conosciamo, però Basile immaginava esattamente più o meno il suo palazzo reale, il nostro palazzo reale, quello che ancora oggi è a Napoli a largo di Palazzo. Eppure da 400 anni nessuno su quelle scale lì sotto lo scalone ha messo un'etichetta di 20 centimetri, di 10 centimetri in cui bisognerebbe semplicemente scrivere su queste scale Cenerentola ha perso la sua scarpetta, punto. Perché è così che ritroviamo, è così che ritroviamo dalla vergogna all'orgoglio, come dice giustamente Pino, è così che rialziamo la testa. E grazie alle storie di una ragazza che si chiamava Stella, alla quale è stata dedicata una cappella, so, qui a Montrone, che era sposata con un napoletano. Sono queste favole, storie e leggende che fanno di noi meridionali orgogliosi di essere meridionali. È da lì che dobbiamo partire probabilmente. E tutto quello che sta accadendo in questi anni, quando 20 anni fa abbiamo questa battaglia quasi folle, eravamo davvero in pochi, poi siamo cresciuti negli anni e poi arrivano magari i Peppe Grillo a raccontarci le loro, le nostre verità, diciamo per correttezza in tempi non sospetti, in tempi non elettorali, perché è dal 2009 che lui ci raccontò sta cosa a Piazza Davanti a Napoli scusandosi per quello che il Nord ci aveva fatto. Poi sono arrivati i Renzi che dicono esattamente le cose che diciamo noi, poi arriva i Galli della Loggia che riconosce che la storia si sta diffondendo, o i Paolo Mieli ieri sera a Foggia che dicono esattamente le cose che diciamo noi da 20 anni e riferite ai 153 anni che ci hanno accompagnato dall'unificazione d'Italia in poi. Stiamo ritrovando queste storie, non siamo più soli, stiamo crescendo, sta crescendo l'orgoglio, il senso dell'appartenenza, e se riusciamo a realizzare questo percorso tutti insieme anche domani, magari raccontandolo semplicemente ai nostri ragazzi o ai ragazzi che abbiamo nelle nostre classi o magari ai colleghi di lavoro che incontreremo domani, siamo sicuri che il Sud troverà molto più presto di quello che pensa la strada per il riscatto. Lo slogan per i 20 anni del movimento l'abbiamo rubato a un poeta indiano. Questo poeta diceva: regala ai bambini radici profonde e da grandi avranno delle grandi ali. Noi stiamo lavorando su questo, esattamente su questo, stiamo lavorando per i nostri bambini e siamo sicuri che loro vivranno una Adelfia diversa se riusciremo a raccontare le storie giuste.